Ciao, bentornati su tacconair.it. Nuova settimana e nuovi giochi tutti da provare. Vediamo subito quali sono quelli per oggi. Per primo proponiamo Flash Out 2, un bellissimo clone di Wipeout che non ha poi così tanto da invidiare alla storica saga, soprattutto su piattaforma mobile. Per chi conoscesse il genere ci sarà ben poco da aggiungere. Si tratta di un racing game nel quale, alla guida di navicelle super futuristiche e in ambientazioni altrettanto moderne, dovremo sfidarci a colpi di razzi, mitragliatrici, bombe e scudi protettivi per raggiungere il traguardo prima di tutti e ottenere abbastanza bonus per acquistare tutti i veicoli disponibili. Lo stile di gioco è infatti il medesimo, con piste lineari ricche di ostacoli o power-up, musica di alto livello soprattutto se ascoltata con le cuffie, unita a una grafica molto buona che si avvicina a quella per console e poi soprattutto all'estrema velocità a cui dobbiamo abituarci per giocare. Solo un giocatore con buoni riflessi e che conosce a dovere l'area di gioco potrà infatti dimostrare il meglio di sé. Parlando di giocatori, esiste anche la modalità multiplayer, anche se purtroppo sarà abbastanza difficile trovare degli sfidanti. È attualmente la migliore alternativa a Wipeout, proposto a un prezzo decisamente molto interessante. Passiamo a Mega N64 Emulator, ovvero un emulatore della fortunata console di casa Nintendo degli anni 90. In realtà esistono molti altri emulatori disponibili gratuitamente, tra l'altro estremamente simili a questo, quindi la scelta di quale sia il migliore e il più stabile è assolutamente soggettiva. Con questo emulatore si può in pratica rivivere i vecchi giochi per quella piattaforma, molti dei quali hanno decretato il successo dell'azienda. Per giocare al titolo scelto bisogna scaricare i relativi file zip e le ROMs, scaricabili molto semplicemente dai siti più attinenti. L'emulatore ha un'interfaccia molto semplice e decisa ed è forse la cosa migliore per garantire una buona leggerezza. Supporta prima di tutto decine di lingue e molti plugins che lavorano in maniera differente, quindi da utilizzare e provare quando un gioco mostra delle incongruenze grafiche, come ad esempio lag, framerate basso, texture che lampeggiano, o non è pienamente supportato. Non manca infine la possibilità di collegare e creare vari profili di un gamepad e di modificarne i tasti a propria scelta, spesso infatti settati nel modo sbagliato. Io, per esempio, ho scaricato e giocato con successo ai miei dorati Super Mario 64 Yoshi, avendo inizialmente qualche problema con quest'ultimo. Dopo averci perso 2 minuti a provare quale plugins andasse bene e dopo aver collegato un gamepad, tutto è andato per il meglio. Capite bene come la vastità dei giochi e l'effettivo utilizzo di questo software si differenzia molto in base ai gusti del giocatore. Ultimo, ma non meno importante, è Avoid Sensory Overload, uno psichedelico gioco arcade, tra l'altro tutto italiano. L'idea di gioco e quindi il gameplay nella sua sostanza non differiscono molto da quello che molti altri titoli ad oggi offrono, però è anche vero che trovare un gioco del genere così immediato, senza pubblicità e così dettagliato nella sua semplicità, non è neanche tanto facile. In questo coloratissimo gioco bisognerà controllare un veicolo all'interno di un percorso pieno di ostacoli cubici, cercando di raggiungere la fine del livello. Il percorso che si creerà sotto i nostri piedi, mano a mano che proseguiremo, sarà di tanto in tanto disseminato di oggetti bonus per aiutare il giocatore. La musica poi è estremamente collegata agli effetti grafici di sfondo e al tipo di difficoltà che si sarà raggiunta. Sono infine disponibili più tracciati, uno acquistabile in app, che permettono di allungare il tempo da dedicare al gioco senza però intaccare la qualità finale del gameplay. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione data, invitandovi, se possibile, a iscrivervi ai nostri canali YouTube e Telegram. Un saluto da Valerio Caprusso per tacconair.it.